Ciao a tutti amici miei del Lolos Club, bentornati con il vostro Lollo in compagnia ancora di Football Manager 2018. Come vi dicevo nel primo gameplay, oggi su questo video cosa vi presento? Un pochino di tattiche, l'allenamento, come l'ho impostato e poi se riesco anche il calciomercato, ragazzi. Dai, è bombaccia! Partiamo subito, oggi come detto focus sulle tattiche, faremo molto molto dettagliate le tattiche di gioco della Lazio in questo caso. Come vi ripeto, come detto già nel precedente gameplay, non sarà questa la mia carriera ufficiale, ma partirà il 10 novembre con una squadra che magari sceglierete voi. Quindi mi raccomando sui commenti dite una squadra che voi vorreste che io allenassi la prossima carriera qui su Football Manager 2018, mi raccomando. Come dicevo, siamo sulla schermata tattiche. Partiamo subito. Allora, come ho impostato, vi faccio vedere questo 5-4-1 a diamante. È un classico 5-3-2 con il trequartista, come vedete. Cosa ho fatto? Ho, diciamo, emulato un pochino quello che sta facendo Simone Inzaghi nella Lazio, perché sta andando alla grandissima ed effettivamente i ruoli si adattano molto molto bene alla tattica. Quindi i giocatori si adattano perfettamente a questa tattica ed è importante, questo è un ovvio obiettivo che dobbiamo porci, ovvero come possiamo partire con la tattica? Dobbiamo vedere i nostri giocatori se si adattano a queste tattiche o meno, quindi in base ai giocatori facciamo la nostra tattica di gioco. Cosa ho fatto? Come funziona le tattiche in questo Football Manager 2018? Ecco qua il 5-4-1, l'ho andata a impostare sulla destra, hanno messo questo riquadro abbastanza comodo dove vi dice la mentalità, disposizione in campo, istruzioni della squadra. Per andare a modificare immediatamente la formazione che volete, andate qua e scegliete o fra quelle impostate di default da gioco e poi le modificate qui all'interno della solita schermata e andate a, come vedete, a spostare il giocatore come vi pare, nella posizione che volete. Se cliccate sul giocatore vi dà anche i dettagli del giocatore stesso. Torniamo sulla tattica normale. Ecco qua, andiamo su istruzione squadra e vi faccio vedere cosa ho impostato. Allora, io imposto sempre standard all'inizio e flessibile. Quindi standard che significa? Come vi dice, trova un equilibrio tra il rischio e il risultato per risolvere tutte le situazioni in partita. Flessibile, scegli la disposizione in campo e qui ti dà appunto flessibile che significa che con questa filosofia i giocatori devono contribuire a più di una fase di gioco. I difensori centrocampisti arretrati sovrintendono la fase difensiva e di transizione, mentre i centrocampisti avanzati e attaccanti pensano alla transizione e all'attacco. La squadra dovrà puntare ad un equilibrio tra i movimenti dei giocatori perché il sistema prenda corpo. Va bene, ragazzi. E quindi ho scelto di fare ritmo di gioco come sempre, anche in Football 2017, più veloce. Perdite tempo a volte, ampiezza di gioco equilibrata. Linea difensiva normale, non faccio il fuorigioco, ma gli do più pressing. Impedisco, come vedete nella difesa, impedisco i passaggi corti del portiere. Quindi chiedo agli attaccanti di fare pressing sulla difesa avversaria per impedire al portiere di costruire l'azione. Quindi questo forza il portiere a fare passaggi lunghi e a centrocampo, visto che ho dei buoni saltatori, vado a prendere il pallone, almeno la conquista del pallone a centrocampo immediato. Poi con la costruzione del gioco, importantissimo, potete andare a scegliere tante cose. Come l'anno scorso potete partire palla a terra dalla difesa e io ho scelto questo, incoraggio il difensore a cercare il disimpegno impostando dalle retrovie e diventando i lanci lunghi. Non avendo sulle fasce delle ali fortissime con questo 5-3-2, ma sono buone ovviamente, prediligo la fase centrale e soprattutto cercherò l'imbucata in fase offensiva dei miei mezzali, dei miei centrocampisti centrali, per dare poi fantasia al trequartista e all'attaccante. Potete anche scegliere, come vedete, sfruttare la fascia destra, la fascia sinistra, lanciare la palla sulle fasce, buttare la palla in area, tante, tantissime cose. Poi giochiamo la palla negli spazi, è ovvio questo, appunto per l'inserimento dei centrocampisti centrali. Passaggi diretti, sempre, né passaggi lunghi, misti, né lunghi né corti. Passaggi diretti, subito, direttamente al giocatore. Più creatività, perché la Lazio ha una buona dose di creatività.
E come vi dicevo, qui potete scegliere sulla tre quarti offensiva di crossare di prima, cercare di sovrapporsi e cercare l'imbucata. Questa è nuova, la novità, l'ho messa subito. Cerca l'imbucata, chiede ai giocatori di trattenere il pallone e invece di aspettare un giocatore che si sovrapponga, cercare qualcuno che arrivi da dietro per dargli il pallone e per lanciarsi. Molto interessante, questi sono i miei centrocampisti che si inseriscono. Cross metto tesi, quindi non spioventi misti o bassi, ma tesi. E libertà di movimento lascio così, non metto niente. Libertà di movimento le metto sulle istruzioni dei singoli giocatori. Dribbling lascio anche questo, così di default. Quindi, prima impostazione tattica, come avete visto. Novità, per esempio, qui c'è abilità per visualizzare un'analisi tattica approfondita. Qui include informazioni dettagliate su come i giocatori lavorano insieme. Ecco qua, è questa ed è abilitata, vedete? Le zone verdi chiare, quindi quasi fosforescenti, significa che è perfetto, si adattano perfettamente a quella zona di campo. E come vedete la Lazio, a parte sulla parte sinistra, che abbiamo Lulic e Radu, che è un verde meno chiaro, si adattano molto molto bene. Qui invece c'è un'altra novità, mostra informazioni extra sul giocatore, eccole qua, e poi mostra familiarità con la tattica, è già una buona familiarità come vedete. Molto molto bene. Quindi questo è il mio 5-4-1. Poi ho scelto anche un 3-1-4-2, questo, quando vorrò giocare in maniera più offensiva e non Luis Alberto come falso 9 come ho messo adesso, ma metterò magari Caicedo e un'altra punta che vorrei comprare. Al momento, adesso la Lazio, sto dicendo così, anche se lo ripeto non farò la carriera con la Lazio, ma al momento sarebbe questa un'idea. Quindi 5-4-1, vediamo ancora sulle tattiche. Adesso andiamo sul singolo giocatore, guardate cosa potete scegliere. Può andare direttamente qui. Sulla parte sinistra andate per esempio su portiere e andate a scegliere di default e personalizzate. Se scegliete personalizzate, questa tattica sarà solamente per il portiere in questione, quindi in questo caso Thomas Trakoscia. Invece di default ogni portiere che voi metterete prenderà queste istruzioni. Quindi come si fa a modificare? Qui scegliete portiere o portiere libero, difesa ovviamente, e poi modifica le istruzioni e andate singolarmente a fare le istruzioni. In questo caso, per esempio, passaggi diretti ai centrali perché ai terzini non la do. In questo caso, anzi, scusate, ai terzini la do a Lulic e basta. Passa la bassa e passaggi diretti messo. Ok, e qui poi si salveranno. Queste sono le istruzioni di default per Thomas Trakoscia. Personalizzate, già l'ho fatto, come vedete, c'è Bastos. Per esempio, vi faccio vedere. In un altro modo, invece che andare qua, potete cliccare sul giocatore e andate qui a modificare le istruzioni. Vedete, personalizzate, già l'ho messe solo per Bastos, difensore composta, marcatura, e qui ti dà pure una descrizione, attributi più importanti, il morale, ultime 5 partite, parte del ruolo. Vedete, qui vi dà tutte le istruzioni che ho dato e andate a modificarle qui all'interno, come ho fatto prima. Come vedete, terzino destro. Scusate, difensore centrale Bastos che sta più spostato a destra. Vi dico marcatura stretti, contrasti più duri, tenere la posizione e passaggi misti. E così per tutti i giocatori, ragazzi, De Vrij, Radu, Leiva, Luis Alberto, interessante, vi faccio vedere, ho messo il regista avanzato supporto, stessa cosa, modifica le istruzioni e qui si mettono muoversi negli spazi, molto più pressing. Vado a marcare un ruolo specifico, ecco, questa è una novità importante, non c'era la marcatura uomo e la marcatura del ruolo specifico. Hanno inventato, hanno messo questa nuova cosa. E vado a marcare direttamente il mediano. Ovviamente, essendo un trequartista centrale, andiamo sul mediano della squadra avversaria. Stessa cosa ho fatto con De Vrij, che va a marcare, vi faccio vedere, la punta centrale. Poi questo ovviamente si regolerà in base al l'avversario che abbiamo di fronte, in base alla tattica dell'avversario, questo è ovvio. E poi hanno messo un nuovo ruolo, anzi un paio di nuovi ruoli. Guardate, vado su Parolo, vedete mezzala, e infatti la mezzala è un nuovo ruolo. Vi leggo un po' la descrizione. Questa è l'interpretazione moderna della mezzala, un centrocampista che ama allargarsi e muoversi negli spazi intermedi, adattissimo alla Lazio. La mezzala è essenzialmente una sorta di ala che gioca più centralmente e che difende leggermente più alto in campo, anche se generalmente ha responsabilità difensive. Con compiti di supporto, come l'ho messo io, la mezzala cercherà di bilanciare le proprie responsabilità tra un più tradizionale lavoro a centrocampo
e la tendenza a contribuire alle azioni offensive nella tre quarti avversaria. E in più hanno messo anche il carriero, ragazzi. Che cos'è il carriero? Il carriero è un ruolo di supporto spesso utilizzato come parte di un centrocampo a tre o per i due centrali in un centrocampo a rombo. Il compito del carrieros è quello di coprire le aree laterali del campo e collegare la parte difensiva del centrocampo con quella offensiva. La differenza tra carrieros e i centrocampisti di quantità è che i primi agiscono nell'intero spazio tra le due aree di rigore, i secondi solo tra le linee del centrocampo. Quindi diciamo un centrocampista di quantità molto più moderno e diciamo dettagliato, che riesce a prendere tutte le zone del campo. Interessantissimi questi due nuovi ruoli, quindi queste sono novità all'interno del gioco. Comunque, Parolo e Milinkovic per me sono due mezzali e loro si inseriranno a centrocampo, come faranno i terzini, come farà Luis Alberto con Immobile. Questa è la tattica, quindi sia sul giocatore che in generale. Poi andiamo a vedere invece un'altra cosa, i calci piazzati. Ecco qua, come vedete ho già impostato le mie punizioni. Andiamo a vedere un pochino quali sono le novità. Vi faccio vedere, andiamo su calci di punizione. Queste sono le novità più importanti. Quando andate a impostare i calci di punizione, troverete le punizioni non solo dirette, come c'erano in Football Manager 2017, ma anche indirette centrali, indirette laterali, indirette arretrate. Guardate, indirette centrali, io già l'ho impostate, me le sono fatte, ho messo il trequartista qui e poi ho messo la punta centrale che va a difendere. Questi stanno in barriera, Parolo e basta. Poi vi faccio vedere, per esempio, in attacco, sempre sinistra, vedete, ho messo, a parte il battitore che sarà il trequartista centrale, per me Luis Alberto, l'ho messo vicino Leiva, vicino al tiratore, e davanti tutti gli altri, lasciando solamente i due terzini a difendere. Insomma, potete fare quello che volete, vedete, potete muovere, mettere Leiva dietro oppure avanti. Insomma, queste sono le solite classiche punizione, stavolta però indirette, quindi di seconda. Novità anche questa all'interno del gioco e delle tattiche. Torniamo in generale sulle tattiche, ragazzi. Questa è la panoramica generale precisa su come impostare una tattica su Football Manager 2018. Vi ho fatto vedere un pochino tutto quello che potete fare. Adesso andiamo sull'allenamento e vi dicevo, allenamento. Che succede? Purtroppo l'allenamento, come ho detto già nel primo gameplay, è rimasto invariato. Come dovete impostare, ragazzi, ve lo dico subito. Nella parte iniziale, quando iniziate il ritiro e quindi le amichevoli, io metto sempre forma fisica alto, come vedete. È identico a Football Manager 2017 e vado molto sulla preparazione tattica della partita. Per esempio adesso ci sta il Colonia, poi il Padova e la Salernitana e poi via via tutte le altre partite. Arriviamo così in forma a inizio campionato e per un bel po'. Il richiamo di preparazione si fa a gennaio. Un paio di settimane fate forma fisica alto e una settimana prima dell'inizio del campionato vi consiglio di mettere, invece che forma fisica, di mettere affiatamento squadra. Vi diamo un po' di affiatamento una settimana prima. Io do solo una settimana di affiatamento della squadra, così ci sono tutti i giocatori che avete acquistato in teoria prima dell'inizio del campionato. Di solito è così. Questo è, come vedete, l'allenamento di squadra. Poi c'è l'allenamento individuale, questo ancora lo devo andare a stabilire per ogni singolo giocatore. Potete andare a selezionare il focus aggiuntivo, il livello di intensità e nuova caratteristica giocatore. Però questa qua, ragazzi, come vedete, posizione e ruolo durante l'allenamento. Questo qua è identico, anche questo, purtroppo, a Football Manager 2017. Speravo in qualcosa in più, sinceramente. Per quanto riguardava l'allenamento, meno statico rispetto a questo, insomma, con un allenamento molto più interattivo. Però questo non è successo. Preparatori uguale, è rimasto uguale. Qui potete scegliere come sempre dove mettere, per esempio, il nostro collaboratore tecnico, se è più adatto in difesa, e Mario Cecchini è più adatto in difesa. Abbiamo messo qua e via via tutti gli altri. Vi consiglio qui sotto il carico del lavoratore dei preparatori di lasciarlo sempre medio o leggero. Almeno non si sforzano tanto. Qui mi mancano altri tre preparatori che sto acquistando nella Lazio. In più, però, nella fase del portiere, vedete, forma fisica generale portiere, nella fase del portiere c'è la distribuzione del pallone.
una caratteristica in più, vedete, che hanno i preparatori dei portieri, quindi distribuzione della palla, presa e parata. Molto importante anche quando uno fa rinvio. Stracoscia, faccio un esempio, siamo nella Lazio, Stracoscia nelle ultime partite in Serie A cosa ha fatto? I rinvii, non mi ricordo, mi sembra nella partita contro la Juventus, ha fatto 4 rinvii tutti quanti in fallo laterale. Cioè già là inizi male l'azione, ragazzi, lanciando lungo. Sicuramente Simone Inzaghi questa cosa non gliel'avrà mai detta di farla. E quindi che hanno voluto aggiungere anche la distribuzione del pallone. Questo è un pochino, insomma, l'allenamento. Ora, andiamo un pochino a fare una verifica, già l'ho fatta nell'altro gameplay, ma andiamo nel dettaglio per il calciomercato. Facciamo un po' una verifica, andiamo un po' a ricercare un giocatore interessante. Io vorrei acquistare un trequartista centrale in più, anche se perché oltre a Luis Alberto nella Lazio ci sta solamente Felipe Anderson e Nani non viene messo come trequartista centrale, gli dovrei far fare un lavoro aggiuntivo, ma viene messo come trequartista sinistro. Quindi sono indeciso se prendere un trequartista centrale, facciamo un po' una ricerca, oppure una punta centrale. Io penso quasi sicuramente una punta e un trequartista, però tutte e due, vediamo. Ho 10 milioni di euro, pochissimo, nella Lazio, lo dico, però vendere un sacco di giocatori. Questa me la farò per conto mio qualche partita, perché poi voglio portare almeno un gameplay per farvi vedere il 3D. Il match engine è cambiato e quindi ci saranno delle novità sul 3D, speriamo. Ancora non l'ho visto, vedete, sto all'inizio, ho appena iniziato, quindi non l'ho ancora visto. Vedremo se ci sono effettivamente delle belle novità. Questa, vi ricordo, è in versione beta, quindi non è ancora il gioco ufficiale. Se c'è qualche bug, infatti, possiamo segnalarlo come errore. Lo fa segnalare per così migliorare almeno all'uscita il 10 novembre subito il gioco. Ok, come vedete, vi dicevo, budget mercato 10 milioni di euro, un budget di ingaggi di 1.640.000 euro. Io andrei a fare subito una bella ricerca. Quindi giocatori, ricerca giocatori. Modifica la ricerca. Avevamo messo attaccante, mettiamo qualsiasi, vediamo un po' che esce fuori. Ovviamente mettiamo disponibile qualsiasi stato contratto, qualsiasi attaccante. Aggiungiamo una condizione, vediamo un po' se mi fa valore del giocatore, per esempio. Al massimo gli diciamo. Vi diciamo quanto, ragazzi? Un 7 milioni e mezzo, vediamo un po' che esce fuori. Valore massimo 7 milioni e mezzo, altrimenti non ce la facciamo con i soldi. Andiamo un po' a vedere che c'è. Che mi dà? Aboubakar, punta centrale camerunense, molto interessante. Vi faccio vedere. Questo potrebbe essere molto interessante, 25enne camerunense. Raul Jimenez, pure lui molto buono, 26enne messicano, però extracomunitario, questo è veramente forte. Però sinceramente, ragazzi, a me serve un giocatore meno forte, perché lo voglio mettere come sostituto. Ragazzi, Stipe Perizza è interessantissimo, eh? Però 6 milioni e mezzo, mamma mia che valutazioni. Anche Locadia, ragazzi, del PSV è molto interessante, io lo so, lo conosco un pochino. 23enne olandese, mi serve un giovane, vorrei un giovane. Infatti a sto punto io farei, modifichiamo la ricerca ancora. Andiamo invece che 45 da 15 fino ai 23 anni. La valutazione è troppo alta, sinceramente. Mettiamo un 5 milioni di euro, vediamo un po' che esce fuori. Ok, abbiamo Yassine Benzia del Lille, 22enne, questo è da verificare, molto interessante. Poi c'è Cutrone. Ragazzi, Cutrone è da acquistare secondo me, eh. 13 club interessati. E poi io qui vedo questo Fabian Riis che ha ricercato, molto interessante anche lui, 19enne. Guardate che bel giovane di 19 anni. Vabbè, io intanto faccio così, Cutrone. Ricerca,
Qui possiamo assegnargli, come vedete, un analista stavolta. Richiedi rapporto analista, ottieni il resoconto dell'osservatore, assegna un osservatore come sempre. Proprio fare richiedi rapporto analista. Vediamo. Anche se Match Analyst dovrebbe fare sta cosa. Credo, non lo so, eh. Sì, io faccio richiedi un rapporto analista per Patrick Cutrone. E poi gli faccio pure ottieni il resoconto dell'osservatore. Ok, ragazzi, ricerca abbastanza dettagliata, come vi ho fatto vedere. Questo è per la punta. Facciamo la stessa ricerca però ancora più dettagliata per quanto concerne sempre un giovane, che facciamo 24 anni, dai 15 ai 24 anni. Facciamo un trequartista centrale. Come ruolo io lo avrei come, se possibile, no, togli questo, ok, come regista avanzato, quindi al posto di Luis Alberto. Vediamo un po' che esce fuori, ragazzi, vediamo un po' che ci esce fuori. Ah, trequartista mi dà sempre, ah, ok, mi dà Benzia, poi mi dà, ragazzi miei, questo del PSV Eindhoven, Gaston Pereiro, 22 anni, molto interessante. Belle caratteristiche, molto giovane, uruguaiano. Poi del Dijon c'è questo a 3,7, però è coreano, extracomunitario, non so se posso prenderlo. Moi Gomez, Costinha, Adam Maher, 23enne, molto interessante. Mattia Valotti del Verona, ma vediamo un po' Adam Maher. No, niente di che, mi sono sbagliato, niente di che. Insomma, ci sono dei giocatori abbastanza interessanti, ma non mi ispirano tantissimo. Questo ragazzo 22 anni, Schaub, austriaci che solitamente io quando li prendo giocano molto bene. No, niente di che, no. Non va bene per la Lazio. Va bene. Questa è un po', ragazzi, la ricerca dettagliata. Vi ho fatto vedere anche come ricercare nel calciomercato un giocatore in maniera dettagliata su Football Manager 2018. Torniamo qua. Spero vi sia piaciuto, ragazzi, like e condivisioni in attesa di iniziare la vera e propria carriera con una squadra a sorpresa. Faremo, secondo quello che sto pensando, una carriera veramente difficile, veramente complicata. Poi vedrete, vedrete, ne vedrete delle belle, ragazzi, qui sul Lolos Club. Se volete però commentate, magari per darmi qualche altra idea sulla squadra da portare in questo Football Manager 2018. È stato un piacere, ragazzi. Alla prossima con il Lollo. Vi farò vedere ancora un gameplay, magari di presentazione del 3D. Quindi state lì, ragazzi. Sintonizzati. La campanellina, mi raccomando. Cliccate la campanellina così rimanete sempre, sempre vicini al canale e sapete quando escono i nuovi video. Alla prossima. Un abbraccio da Lollo. Ciao, ciao.